Mario, con l'amico Mario, ci conosciamo da tanti anni, abbiamo sostenuto dei percorsi comuni, abbiamo passato esperienze analoghe, abbiamo condiviso con il personale gioie e dolori e dispiaceri. Io ero venuto, solo venuto a Foggia, con il desiderio, ecco, di continuare questo rapporto che mi lega a questore per altri mesi, perché ipotizzavo che la nostra, la tua permanenza si potrà essere per qualche altro mese. Invece il capo della polizia ha deciso diversamente, ha riconosciuto il valore umano e professionale di Mario Della Ciocca, di altissimo profilo, e ha attribuito al questore di Foggia un incarico di grandissima responsabilità in un'area che io conosco bene e grandissima difficoltà. Io credo che tutta la presenza di questi uomini e della stampa ti rassegni un'immagine di quanto ti vogliono bene. Quindi credo che tu abbia seminato veramente tanto, distribuito professionalità, distribuito umanità, ricevendo un accrescimento professionale che tu stesso hai riconosciuto. Il fatto che tu ti sia commosso onora la tua figura, onora la tua figura, perché vuol dire quanto bene hai voluto e quanto hai fatto per il personale della Questura di Foggia. Io ho un altro vestito ora, ho un altro vestito, ma non dimentico quello che sono stato. E per me è stato un privilegio e un onore trascorrere gran parte della mia carriera con uno straordinario dirigente di polizia. A lui rivolgo i migliori saluti, gli auguri di ogni bene, perché sono sicuro che Catania troverà un punto di riferimento solido, efficace, efficiente, determinato e determinante per come è stato per la capitanata. A nome del governo che oggi rappresento, formulo i migliori auguri di ogni giorno.